Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa lo stesso». «Va, e anche tu fa lo stesso». Gesù conclude così questo dialogo, iniziato con questo dottore della legge, che fondamentalmente, così anche come abbiamo sentito, voleva mettere alla prova Gesù, no? E gli chiede: «Cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli risponde con un'altra domanda, e lui incalza poi dopo, forse per giustificarsi, sempre come abbiamo letto: «Ma chi è il mio prossimo?» E Gesù gli spiega chi è il suo prossimo, come fa a vedere chi è colui che deve aver bisogno della sua attenzione, raccontando la famosissima parabola del samaritano, del buon samaritano. E a me fa un'impressione enorme questo brano del Vangelo, perché si vede tutta la delicatezza di Dio e ci fa scoprire quanto noi in quel samaritano dobbiamo e possiamo vedere la figura del Cristo. Gerusalemme e Gerico sono 2 posti che distano l'uno dall'altro circa 27 chilometri, e Gesù racconta che quest'uomo, andando da Gerusalemme verso Gerico, che pensate sta circa 1100 metri sotto il livello del mare, incontra questi briganti che lo assalgono e lo lasciano mezzo morto. Passano due personaggi attenti a quella che è la parola di Dio e passano d'oltre. Qui bisognerebbe andare pure a vedere che magari coloro che i sacerdoti e i leviti non potevano essere contaminati, altrimenti non avrebbero potuto per un tot di tempo esplicare le loro funzioni sacerdotali all'interno del Tempio, quindi passano oltre. Ma Gesù non ci vuol far notare questo, ci vuol far notare che a un certo punto passa questo samaritano che è disprezzato dagli ebrei. Parlare di un samaritano, un ebreo, era come parlare del diavolo. Invece questo samaritano si ferma, si prende cura di lui, lo cura con dell'olio, del vino, le cose che aveva a disposizione in quel momento, lo carica sul suo giumento e lo porta in un albergo. E andando a guardare la traduzione greca di albergo, così come oggi di albergo, di posto, questo rifugio del quale abbiamo sentito parlare del Vangelo, andando a guardare la traduzione greca, quel posto dove viene portato questo povero disgraziato è definito un posto dove vengono accolti tutti. Allora penso che avete insieme con me capito, no? Qual è il senso di tutto questo. Il nostro cammino di vita, la nostra discesa di vita, alle volte quando ci lasciamo alle spalle quella che
non è essenzialmente solo la parola di Dio vista così come la vedeva il dottore della legge, un insieme di leggi da osservare. Pensate che quelle 10 parole erano state poi trasformate in 600 e passa leggi imposte al popolo per, secondo loro, osservare e divinizzare il Dio. Ma quel cammino di vita che non osserva quella fondamentale di legge, cioè la legge dell'amore, la legge dell'amore che noi possiamo applicare al nostro prossimo e che il dottore della legge anche non ha capito, tant'è vero che gli dice: ma sì, chi è il mio prossimo? Il prossimo è colui al quale tu dirigi le tue cure, il prossimo è colui che ti è più vicino con i suoi dolori, con i suoi problemi, col suo momento di vicinanza a te che può chiudere qualsiasi stato di vita, buono o cattivo che esso sia. E Gesù questo vuole dire al dottore della legge: tu devi farti prossimo degli altri, non devi vedere chi è prossimo, sei tu che devi farti prossimo di colui che ha bisogno di te. A Gesù non interessa tanto il grado di prossimità, no? Che possiamo vedere nei nostri fratelli. A Gesù interessa l'atto di generosità. Vediamo in tutto questo discorso, come dicevo prima, il nostro cammino di vita, questa strada tortuosa nel quale possiamo inciampare e cadere, ma abbiamo sempre qualcuno che ci viene incontro, qualcuno che ci cura durante questo cammino per portarci in quel luogo dove tutti vengono accolti. Ecco il senso di quel lo portò in quel che noi definiamo albergo. È Gesù che si prende cura di quel povero disgraziato, lo cura, in questo caso come abbiamo ascoltato, con l'olio e col vino, ma nel nostro cammino di vita ci cura con i sacramenti sgorgati dalla sua morte in croce per noi, per salvarci dai nostri peccati, e ci porta in quel luogo fantastico, grande, bello, glorioso, che è la sua casa nel Regno dei Cieli, dove lui ancora una volta sarà disposto a pagare il nostro conto. Perché? Perché ha pagato già comunque il nostro conto, ha pagato per i nostri sbagli morendo sulla croce e indicandoci qual è la strada per arrivare in quel posto dove tutti vengono accolti, nessuno escluso. Ecco chi è il prossimo. E noi dobbiamo fare lo stesso, dobbiamo cercare di portare tutti i nostri fratelli in quel posto dove tutti vengono accolti, dove nessuno è escluso. Cioè dobbiamo diventare anche noi dei samaritani, dobbiamo diventare degli altri Cristi che si accorgono del proprio fratello che ha bisogno, che si accorgono e capiscono che non sono soli durante questo cammino di vita, ma che tutti insieme camminano su questa strada pericolosa, così come era quella da Gerusalemme a Gerico, una strada tortuosa, una strada dove si possono incontrare tanti pericoli, una strada dove noi possiamo credere che osservare la legge di Dio era così come faceva il dottore della legge: fai questo, fai quest'altro. Lui, il dottore della legge, alla domanda di Gesù che cosa c'è scritto nella legge, lui gli dice, gli enuncia il Deuteronomio, il Levitico, benissimo, lo sapeva, era il dottore della legge. Ma la cosa fondamentale che non aveva capito quel dottore della legge, che molte volte non capiamo neanche noi, che tutte quelle leggi si uniscono in un'unica e sola legge pratica di vita, che è l'amore. Ama il prossimo tuo come te stesso, cioè ama chi ti è nelle immediate vicinanze, spiritualmente ed anche materialmente, e comportati con lui come Gesù si è comportato e si comporta con tutti coloro che zoppicano, cadono e vengono rialzati. Da che cosa? Dal suo esempio, dai sacramenti, dal suo essere morto in croce per noi. Quest'oggi si celebra anche la giornata mondiale di attenzione per i marittimi. Io mi occupo della pastorale dei marittimi qui nella mia diocesi e vorrei porre un attimo l'attenzione anche vostra su questo mondo del lavoro, un mondo molto particolare, dove veramente uno su quella nave tra virgolette è costretto a stare e a lavorare svariati mesi l'anno, si trova in continuazione a essere e a farsi prossimo degli altri. La famiglia in quei mesi diventa il tuo collega di lavoro, a partire dal comandante a finire dal mozzo, e con loro tu devi condividere un pezzo della tua strada, che non solo
difficile perché ti trovi con persone diverse da te, con caratteri diversi dal tuo, con una nazionalità diversa dal tuo, ma ti trovi anche a che fare con gli elementi naturali che il buon Dio ci ha messo a disposizione. Questo splendido mare che oggi vedete, così calmo, bello, sole, la nave che parte, ma non è sempre così. Il mare alle volte può giocare dei brutti scherzi. Ebbene, lì l'uomo, il marittimo, si rende conto quanto piccolo è di fronte alla grandezza delle cose che Dio ci ha messo a disposizione, quanto è difficile camminare con altre persone che non sono come te, ma che con te e come te condividono un tuo percorso di vita. Ecco, l'invito che la Chiesa mondiale oggi ci fa è di pregare per queste persone, perché possano crescere nella fede dentro questo ambito lavorativo nel quale sono chiamati a svolgere la propria attività, e tutti quanti insieme possano comunque scoprire la grandezza e la bellezza di Dio, anche attraverso il nostro aiuto. Anch'io sono marittimo e posso garantirvi che è importante per chi sta sulle navi sentire comunque la vicinanza di coloro che stanno a terra, perché tutti quanti non dobbiamo mai dimenticarci che siamo figli di Dio e che partecipiamo tutti di quest'unica vita, e tutti quanti insieme, ognuno nel proprio ambito lavorativo, ognuno con le proprie esperienze, lavoriamo per aiutarci gli uni con gli altri, così come abbiamo letto nel Vangelo, e camminare tutti quanti insieme verso il regno di Dio, la sua giustizia, la sua bontà misericordiosa che accoglie tutti, inclusi, nessuno escluso. Buona domenica a tutti.